Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Spiegherà. Sull'IRPEF agricolo della discordia, la trattativa faticosa è andata un po' così. La Lega che chiedeva di più, sempre di più, e gli alleati che dicevano parlassero con il loro ministro dell'economia, il leghista Giancarlo Giorgetti. È una normale dialettica di maggioranza, l'importante è il risultato. Al calare del sole, ieri, la normale dialettica nella maggioranza ancora non aveva portato un risultato, ma poi, si sa, la corda si può tirare finché non rischia di spezzarsi. A volte la demagogia serve soltanto avere qualche titolo sui giornali, poi bisogna saper governare i processi, bisogna saper trovare degli accordi utili. E alla fine il punto di caduta si trova. Oltre all'esenzione totale dell'IRPEF agricola per i redditi fino a 10.000 euro, si aggiunge uno sconto del 50% per quelli fino a 15.000. Contenti tutti, la competizione diventa un'altra. Merito di chi? La Lega rivendica di aver raccolto i frutti di una certa insistenza. Grazie alla determinazione e alla costanza della Lega siamo arrivati a una proposta di una norma di compromesso che soddisfa noi e che dà risposte importanti agli agricoltori. Gli altri, e in particolare Fratelli d'Italia, mettono l'accento sul lavoro di tutti e la mano conciliatrice della Premier. È merito del centrodestra, del governo Meloni, del presidente Meloni, che come sempre riesce a trovare le soluzioni, a far quadrare un cerchio che finora mi pare non abbia mai avuto problemi. L'opposizione mette il dito nella piaga, il tiramolla attuale è solo l'inizio. Questo ci sarà sempre e ci sarà ancora di più dopo le elezioni europee, quando la Lega andrà male, Fratelli d'Italia andrà bene e incominceranno i problemi del governo. Noi tutte queste cose le sappiamo perché le abbiamo già viste, la storia degli ultimi 30 anni. Perché Foti ride alla previsione di Calenda? No, ma perché così.